settembre del 2019, ho letto un articolo su Avvenire, ho letto una frase di Rosario, come una di quelle che si legge nella mostra, giudicare, pregare, e questo rapporto diretto con Dio, con la preghiera, diventa un rapporto indiretto con Dio attraverso il rapporto di amore che ho con la persona che giudico, che inquisisco, e ho detto qua bisogna, devo andare a fondo questa cosa. La figura di Livatino è una figura attualissima, è una figura di un beato che ha vissuto in maniera seria l'ordinario, ha preso sul serio ogni piccola cosa della sua vita, dalle cose più importanti ai dettagli apparentemente insignificanti, e ha vissuto l'ordinario in un modo straordinario. La sua figura è proprio veramente attinente in una maniera impressionante al meeting di quest'anno, perché lui aveva veramente una passione per l'uomo. Infatti lui vedeva nella persona che aveva davanti sia la persona su cui indagava, sia la persona che era chiamato a condannare, vedeva l'immagine di Dio. Questo rapporto diretto con Dio nel proprio lavoro, che è appunto attraverso la preghiera, cioè lavorare e pregare, giudicare e pregare, è un rapporto indiretto attraverso il rapporto d'amore con la persona che lui giudica. Il valore di una vita che unisce la fede all'esistenza, di una vita che riesce per grazia o per abbandono ad incarnare la fede cristiana, per quanto mi riguarda, nella vita di tutti i giorni. Almeno desiderandolo, poi come si fa non lo so, ma almeno desiderando essere come Livatino. La sua grandissima precisione, la sua cura per il dettaglio, il suo amore per i fatti, per la verità, anche queste sono cose che mi hanno colpito tantissimo e che io voglio applicare nella mia professione. Tantissima gente, la gran parte della quale non svolge né la professione di magistrato né la professione di avvocato, sia stata attirata da questa mostra. Ho visto dei ragazzi liceali con gli occhi lucidi e questo mi è piaciuto tantissimo. E poi addirittura un amico di mia figlia, che si è commosso nel visitare la mostra, mi ha chiesto di autografargli il catalogo, perché mi ha detto che il nostro lavoro è stato prezioso per lui, e questo mi ha commosso tantissimo. Capisco che non è sentimentale, perché c'è il centro affettivo di Rosario, è assolutamente, che è Cristo, è assolutamente affascinante. Approcciatevi alla figura di Rosario, perché così potrete comprendere che cosa significa l'assunzione di responsabilità. È la bellezza che c'è dietro l'assunzione di responsabilità. C'è un modo di vivere rapporti che è interessante. E Rosario li viveva, cioè portava dentro le persone, pregava per loro, soffriva per loro. E questo lo sto imparando, sta cambiando la mia vita.